Buona domenica! È in grado di rispondere a segnali nervosi, tossici, infiammatori, ipotalamici, ipofisari, ambientali, di stress, alimentari, farmacologici, respiratori, ematici e non solo, in modo integrato con ogni altra parte del nostro corpo. Parliamo di tiroide. La tiroide è una ghiandola che regola il metabolismo, cioè quella serie di processi che trasforma le sostanze alimentari in energia utilizzabile dall'organismo. A tale scopo, la tiroide secerne due ormoni, la tirossina e la triiodotironina, che agiscono sulla velocità del metabolismo. Questi ormoni influenzano anche la crescita e lo sviluppo, la temperatura corporea, la distribuzione e l'accumulo di acqua e sali minerali. La tiroide secerne anche un terzo ormone, la calcitonina, che regola la concentrazione di calcio nel sangue. Un'elevata produzione di ormone tiroideo è definita ipertiroidismo, una ridotta produzione di questo ormone invece si definisce ipotiroidismo. In quest'ultimo caso, ovvero se la tiroide lavora poco, quali sono i sintomi? Le persone affette da ipotiroidismo hanno un appetito alterato, vi è facile affaticabilità, diminuzione della frequenza cardiaca, talvolta aumento di peso, stipsi, torpore mentale, eccessiva sonnolenza diurna, intorpidimento muscolare che vede i muscoli rilasciarsi lentamente dopo contrazione, ridotto metabolismo di tutte le ghiandole endocrine con i relativi scompensi che ne derivano, menorragia e polimenorrea, ovvero flussi mestruali eccessivi o eccessivamente frequenti. A volte può essere riscontrata ipoglicemia reattiva, ossia un calo della glicemia dopo un pasto ricco di carboidrati, con sintomi come sonnolenza e ansietà. E cosa succede invece se la tiroide lavora troppo, ovvero quali sono i sintomi di una condizione di ipertiroidismo? I sintomi più evidenti sono perdita di peso, affaticamento, iperattività, irritabilità, depressione, poliuria, sudorazione profusa ed in generale grande produzione di calore, pelle ingiallita, aritmie e palpitazioni, dispnea, infertilità, nausea e vomito, perdita di massa muscolare. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide. Le notizie che circolano nei confronti di questa importante ghiandola sono molte, con il rischio di incappare in informazioni scorrette o vere e proprie fake news che possono essere dannose per i pazienti e per la popolazione in generale, innescando il rischio di pericolosi fai da te. Per esempio, un tema evergreen è tiroide e sovrappeso. Cioè si addebitano spesso i chili di troppo ad un problema di tiroide. È sempre così? In effetti i problemi di sovrappeso, lo abbiamo detto, si possono presentare se la tiroide lavora poco, ma solo in pazienti con ipotiroidismo grave, mentre nell'ipotiroidismo lieve, che è molto più frequente, di regola non si riscontrano. In ogni caso, l'uso di farmaci a base di ormone tiroideo a scopo dimagrante è assolutamente sconsigliato, non è adeguato né efficace e presenta rischi per la salute. Lo iodio è un micronutriente presente nel nostro organismo in piccolissime quantità e concentrato prevalentemente proprio nella tiroide. È quindi necessario per il buon funzionamento della ghiandola stessa. La carenza di iodio, infatti, è la principale causa di ipotiroidismo nel mondo, proprio perché la tiroide per formare gli ormoni tiroidei ha bisogno di iodio. È sufficiente quindi andare al mare per respirare iodio e trarne tutti i benefici? Lo iodio si respira? No, lo iodio, contrariamente a quanto si crede, non si respira, ma si assume attraverso gli alimenti ed in particolare il pesce, che in assoluto è l'alimento più ricco di iodio. A seguire anche le uova e il latte. Il fabbisogno giornaliero di un adulto è di 150 microgrammi, che si traduce nel mangiare pesce almeno 2 volte a settimana. In gravidanza e allattamento il fabbisogno sale a 250 microgrammi al giorno. Le persone che seguono una dieta vegana e non mangiano quindi né pesci, né latte, né uova, devono introdurre lo iodio attraverso integratori che ne contengano in giuste quantità. Molto utile può essere usare il sale iodato. Proprio perché lo iodio favorisce la produzione di ormoni tiroidei, in caso di ipertiroidismo è importante invece prestare attenzione agli alimenti ricchi di iodio, limitando in particolare il consumo di sale iodato, alghe e crostacei ed evitando laddove possibile l'assunzione di farmaci e integratori che contengono iodio.
Altro falso mito è quello di pensare che il bambino non presenti problemi alla tiroide. Invece possiamo dire tranquillamente che le patologie della tiroide non hanno età. La tiroide è un organo fondamentale per la crescita e lo sviluppo e le malattie tiroidee possono manifestarsi già alla nascita. Da decenni viene effettuato alla nascita lo screening per l'ipotiroidismo, che dà la possibilità di diagnosi e trattamento tempestivo, garantendo un normale sviluppo psicofisico. Altre patologie simili a quelle dell'adulto possono insorgere nell'infanzia e nell'adolescenza, agevolmente identificabili e curabili dal pediatra endocrinologo. La patologia tiroidea è molto comune anche nell'anziano. La sintomatologia, tuttavia, può avere caratteristiche peculiari ed essere difficilmente distinguibile a causa della presenza di altre patologie. È importante non limitarsi al semplice dosaggio dell'ormone tiroostimolante, il TSH, ma è sempre consigliato rivolgersi allo specialista, che, considerato il quadro globale di una salute della persona, valuterà come intervenire. Quando si ha fastidio o difficoltà a deglutire, spesso e volentieri si dà colpa alla tiroide. In realtà solo una tiroide molto ingrossata e in particolare noduli di grandi dimensioni possono portare a una difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite. Le radiazioni a cui le donne sono esposte attraverso le mammografie di screening possono causare danno alla tiroide? Ecco un altro dubbio che è molto importante sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le campagne di prevenzione del tumore al seno. Alcune donne, infatti, sono convinte che le radiazioni a cui si viene esposte attraverso le mammografie di screening possano causare danni alla tiroide. In realtà non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide e in particolare di sorgenza di tumori legato allo screening mammografico. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. Può essere un problema sottoporsi a scintigrafia tiroidea nel caso si voglia programmare una gravidanza? In realtà la scintigrafia tiroidea è un'indagine diagnostica che comporta l'esposizione a dosi molto basse di radiazioni. La sostanza radioattiva somministrata si concentra in maniera pressoché esclusiva nella tiroide e le radiazioni di altri organi, compresi quelli riproduttivi, è trascurabile e non esiste alcun problema per la programmazione di gravidanze né per il rischio di sviluppare tumori. Laddove la nostra tiroide lavori poco, come possiamo risvegliarne in modo naturale l'attività? È sempre molto importante comprendere le cause biologiche e psichiche che portano ad alterazioni di valori fisiologici del nostro organismo. Alla base di una rallentata funzionalità ci possono essere uno stato infiammatorio cronico che va naturalmente ridotto e un'intossicazione dell'organismo. Un'attività di pulizia dei principali organi emuntori, ossia fegato, reni, pelle, è preziosa e permette una risposta più efficace da parte dell'organismo stesso. Un fattore di intossicazione profonda da non trascurare è la stipsi cronica, in quanto una prolungata permanenza delle feci nell'intestino può generare prodotti di fermentazione altamente intossicanti e sviluppare flore intestinali disbiotiche in grado di alterare le risposte ipotalamiche dirette alla tiroide anche in modo grave. Un altro punto chiave nella riattivazione tiroidea sta poi sicuramente in un'alimentazione adeguata, normoproteica, in grado di ribaltare la situazione di stasi metabolica in essere, così come un'attività fisica moderata, non eccessiva ma regolare, idealmente quotidiana, può grandemente favorire la funzione tiroidea. Vi sono poi delle carenze minerali e vitaminiche che possono avere una correlazione con la funzione tiroidea. Si tratta dell'anemia e della ipovitaminosi D. In fase di terapia di risveglio tiroideo è importante ripristinare valori ematici adeguati di ferro e ferritina. Per quanto riguarda la vitamina D, oltre che deputata a favorire l'assorbimento di calcio nelle ossa, è anche un mediatore ormonale per molteplici funzioni metaboliche. Tant'è che una carenza di questa vitamina può essere segno di fatica metabolica, generando rallentamento tiroideo. Ed oltre ad assumere integratori che la contengano e prestare attenzione ad un abbassamento eccessivo, laddove non necessario, del colesterolo, che sappiamo essere precursore della vitamina D, il modo più semplice ed efficace di ripristinare valori corretti di vitamina D è naturalmente quello di esporsi al sole. Il nemico della tiroide, infine, è lo stress. Lo stress, infatti, induce la produzione di cortisolo, definito non a caso ormone dello stress, che frena il lavoro della tiroide rallentando il nostro metabolismo. Così come la carenza di sonno, un numero insufficiente di ore o comunque un
testosterone disturbato fa aumentare il lavoro delle ghiandole surrenali, con produzione di adrenalina e noradrenalina, nonché il cortisolo. E l'eccessiva produzione di cortisolo, soprattutto notturna, momento in cui deve essere prodotto soltanto in minima parte, fa innescare una resistenza agli ormoni tiroidei. E quindi molto importante per migliorare la funzionalità tiroidea imparare a gestire lo stress e dormire correttamente. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero questo video sia stato di vostro interesse. Vi ricordo che ci trovate in farmacia dal lunedì al sabato in orario continuato dalle 8 alle 20, orario che seguono anche tutti i nostri servizi, primo fra tutti il Bottasso Express, servizio di consegna gratuita a domicilio. Io vi auguro un buon proseguimento di domenica e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e ciao!